Allora, oggi facciamo vedere un po' di collezione che abbiamo qui dentro. È arrivato questo momento, dai! No, ci ho ripensato. Facciamo così, GameCube, vai di GameCube. Ciao amici e bentornati in questa serie di video che mancavano da un po' sul canale, non perché non volessi più farli, ma piuttosto perché ero indecisa su come farli in realtà, perché avevo intenzione di fare dei video riguardanti la parte della collezione che abbiamo su tutte le console Nintendo, ma dato che abbiamo un pochino di roba mista tra le varie console, l'idea iniziale era quella di fare un intero video tutto quanto dedicato a tutta la collezione che abbiamo di tutte le console Nintendo, magari tralasciando le portatili, magari tralasciando il Nintendo Wii su cui abbiamo più roba. Però poi mi sono resa conto che se avessi dovuto mettere insieme praticamente tutta la collezione sarebbe venuto fuori un video di 4 ore e mezza, quindi ho detto meglio di no. Ma dato che comunque della collezione riguardante Nintendo, in particolare il GameCube, abbiamo abbastanza giochi, ho detto prendiamoli a parte e ci facciamo un video. Quindi oggi parliamo di tutto quello che ho in casa del GameCube. Io come al solito devo fare questo piccolo preambolo, lo so, chi ha visto anche i video precedenti magari mi dirà quanto cazzo sei ripetitiva, però è doveroso fare questo preambolo in ogni singolo video della collezione. Sappiate che io questi video non li faccio assolutamente per mettere il cazzo sul tavolo, per far vedere che ho una collezione bellissima, che per far vedere che ho dei pezzi super rari. No, lo faccio principalmente per farvi vedere qualcosina che ho in casa, parlare di alcuni giochi, magari di qualcuno che mi è piaciuto in particolare e che vi consiglio, che magari potete conoscere o non potete conoscere, e soprattutto di fare 4 chiacchiere con voi nel caso conosceste qualche gioco o comunque non ne conosceste uno e vorreste saperne di più. Insomma, vedete questa serie di video come dei video super chill, senza nessuna volontà se non quella di farci 4 chiacchiere nei commenti. So che moltissimi dei pezzi che vi farò vedere anche in questo video non sono super rari, non sono super costosi, quindi lo so già, non vi preoccupate, ma personalmente io non colleziono per il valore economico che quel pezzo ha, ma piuttosto perché magari quel gioco mi interessa, perché lo voglio provare, perché fa parte della mia infanzia, perché è super meme, io cerco magari sempre qualcosa di particolarmente interessante che possa stuzzicarmi un po' la favola. Nonostante tutto però penso che qualcosina di figo lo troveremo anche in questo video. Quindi basta, non ci incischiamo oltre, partiamo subito con la collezione dei giochi per GameCube che abbiamo in casa. Partiamo subito con Naruto Clash of the Ninja 2, che è questo picchiaduro di Naruto di cui non ricordo moltissimo in realtà, questa è la sua versione giapponese. Credo di aver giocato un Naruto io, soltanto uno, ma penso che fosse una versione per PS2 e non credo nemmeno che sia lo stesso, forse il mio era tipo uno Shippuden. Questo in particolare dovrebbe essere forse il secondo gioco di Naruto per GameCube, però insomma più o meno lo stile è quello di tutti gli altri giochi di Naruto usciti per le varie console, prende più o meno le stesse meccaniche e ovviamente includeva qualche personaggio nuovo. Questo qui in particolare credo che l'abbiamo preso in qualche mercato proprio a Ginevra in Svizzera, perché c'è questo bellissimo adesivo che prima o poi toglieremo perché mi danno profondamente fastidio. Abbiamo poi una copia del primissimo Animal Crossing, che era stato sviluppato all'inizio per il Nintendo 64 e poi è stato riconvertito, questa è la versione riconvertita per GameCube, per poter utilizzare al meglio alcune delle caratteristiche del gioco. Credo che sia un gioco abbastanza conosciuto, questa è la copia in francese, non so se è possibile switcharla in italiano, molte volte i giochi di Animal Crossing dovrebbero avere il multilingua, ma questa credo sia soltanto in francese. Molto carino che all'interno è uscita anche la memory card dedicata ad Animal Crossing e sono super 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 carine. E niente, io penso che comunque non ci sia moltissimo da dire su uno dei giochi più famosi del mondo, molto carino, l'ho provato pochissimo in realtà, io sono molto più esperta di Wild World e ovviamente di New Horizon che è uscito relativamente poco tempo fa, questo l'ho provato molto poco, però è il gioco che ha dato inizio al tutto. Andiamo avanti con una copia di Donald Duck Pickup, anzi Disney Donald Duck Pickup, o PK in realtà se vogliamo dirlo tutto in inglese, che è questo gioco della Ubisoft del 2002 in cui Paperino dovrà combattere contro gli Evroniani per salvare la Terra. È un platform, se vi piace Paperinic, è ispirato a alcune storie che ci sono nei fumetti, ispirato a alcune storie italiane, fra l'altro, per l'appunto. Ed era molto carino, anche questo è in francese, era molto carino, molto simpatico da giocare. Io poi sono abbastanza azzeccata con i platform, quindi mi è piaciuto particolarmente. Niente di che, ma comunque molto simpatico.
Passando avanti, abbiamo una copia di Mario Golf Toadstool Tour, che è questo gioco di golf di Super Mario, sviluppato dalla Camelot Software nel 2003, è il seguito di Mario Golf ed è il quinto gioco dedicato al golf di Super Mario. Io avevo provato la versione precedente per Nintendo 64 ed era abbastanza divertente, sebbene non sia molto fan dei giochi di golf. Questo riprende moltissimo più o meno le stesse meccaniche. Non ricordo benissimo la trama di questo gioco, però fondamentalmente sono le classiche trame di Super Mario, quindi mi sembra che Mario praticamente volesse partecipare a questa sfida di golf per vincere la coppa, ma Waluigi e Wario sono invidiosi della sua bravura e quindi decidono di sfidarlo per provare a fregargli la coppa da sotto ai baffi. E quindi tu potevi scegliere tra i vari personaggi e sfidarti quindi in questi vari livelli in cui dovevi fare buca, punto, basta, è un gioco di golf. Abbiamo poi una copia ancora in celofanata di Prince of Persia, I Due Troni. Questa credo che sia in inglese, non sia possibile nemmeno switcharla in italiano in nessun modo. Io ovviamente non ho giocato la versione GameCube perché il GameCube al tempo non ce l'avevo, avevo la PS2, ho giocato la sua versione PS2 e io devo dire che per quanto, io lo so, per quanto siano cringe, trash, super esagerati, la saga di Prince of Persia, questa saga di Prince of Persia la reputo tra le cose più divertenti mai giocate in vita mia, a me ha divertito tantissimo. Ricordiamo che questi giochi, questa saga fu sponsorizzata in Italia con dei video fatti da Maccio Capatonda che sono divertentissimi, se non li conoscete andateli a recuperare su YouTube, sono veramente divertentissimi, sono un puro stile Maccio, quindi super scemi. Hi, I'm Frank LaRuto and welcome to the development diario of Prince of Persia The Two Thrones. Abbiamo poi una copia di Product Number 03, se lo vogliamo dire in inglese, o PN03 come lo chiamo io. È questo gioco che ho sempre voluto portare in live, però che non ho ancora avuto modo di provare. È uno sparatutto in terza persona del 2002, esclusiva per GameCube, ed è stato sviluppato, la cosa interessante è che è stato sviluppato, qui non c'è il manualetto però, è stato sviluppato da Shinji Mikami, che è il creatore insomma della saga dei Resident Evil. Il gioco parla di questa donna che si chiama Vanessa, che è una mercenaria e che viene contattata da un misterioso cliente che le dà il compito di distruggere dei robot che sono impazziti, che in passato hanno ucciso anche i genitori della stessa Vanessa, quindi lei si mette alla caccia di questi robot per poterli distruggere. Non l'ho ancora giocato, lo devo recuperare assolutamente perché sembrava super carino e interessante. Si va avanti con una copia di Super Monkey Ball e Super Monkey Ball 2, che è una serie proveniente dai giochi arcade, poi trasposta in versione GameCube del 2001. Sei una scimmia in questa pallina di vetro e devi superare alcuni livelli ed ostacoli per arrivare alla fine di ognuno entro un tempo limite. Era molto sfizioso da giocare, relativamente poco tempo fa dovrebbe essere uscito anche una sorta di seguito per Nintendo Switch, che però non ho provato, e di questo non ricordo sinceramente nemmeno quale dei tanti ho provato, perché ce ne sono veramente tantissimi e sono simpatici, è quella roba che ti metti a giocare per sclerare quella mezz'oretta, oretta davanti al GameCube, e mi fa molto ridere che in un gioco con le scimmie l'etichetta è con violenza. La famosa violenza di Super Monkey Ball. Andiamo avanti con una copia di Disney's Magical Mirror starring Mickey Mouse. Mamma mia, quanto lungo sto coso. Io lo chiamavo soltanto Magical Mirror. Che è questa avventura punta e clicca di Topolino del 2002, dove Topolino si troverà imprigionato praticamente da un fantasma in una sorta di mondo alternativo rinchiuso in uno specchio, in cui il nostro topo dovrà poi destreggiarsi per poterne uscire, raccogliendo i frammenti dello stesso specchio che sono stati distrutti all'interno di questo mondo alternativo. Era molto simpatico. A quanto pare è basato su un cartone originale della Disney di Topolino e quindi condivide, diciamo, le stesse animazioni, però era molto 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 carino. Passiamo alla sezione dedicata ai Resident Evil. Abbiamo due copie di Resident Evil 1, questa qui è in italiano, quest'altra qui è in francese, trovate ai mercatini di Ginevra sempre. Una copia di Resident Evil 2 e una copia di Resident Evil 4. Ora, se avete visto i video precedenti, io comunque ve lo lascio pinnato in alto a destra come al solito, se avete visto i video precedenti sapete che sono diventata da pochissimo fan della saga di Resident Evil, perché non li avevo mai giocati, non avevo mai provato nessuno dei capitoli e sono riuscita a recuperare in questi ultimi tempi, sono riuscita a recuperare il primo, il secondo e il terzo, le versioni PS, PlayStation di questi tre giochi. Non sono ancora riuscita a recuperare il 4, vorrei giocarmi più che altro la versione remake piuttosto che l'originale, anche se molti mi hanno detto di rigiocare principalmente l'originale e poi la versione remake, quindi insomma ne abbiamo parlato a sufficienza per quanto riguarda questi qui. Ma abbiamo anche una copia di Resident Evil 0 e Resident Evil Code Veronica. Questo dovrebbe valere anche un pochino. La copia di Resident Evil 0 che abbiamo è in italiano, mentre questa qui è in francese. Resident Evil 0 come protagonista Rebecca Chambers e Billy, di cui non mi ricordo il cognome, ma lo troveremo sicuramente nel manuale. Eccolo qui, è Billy Cohen, che lei è il membro più giovane della squadra Stars e sono incaricati di indagare su degli omicidi avvenuti in circostanze misteriose. È un gioco del 2002 che riprende le meccaniche un pochino dei classici Resident Evil. In questo caso tu avevi il partner, quindi o Rebecca, potevi usare o Rebecca o Billy, e potevi switchare, diciamo,
diciamo, da una persona all'altra in modo da poter affrontare la storia con un personaggio o con un altro. Sinceramente non so se lo proverò mai, se l'avete giocato magari me lo dite, mi fate una mini recensione voi, mi dite se ne vale la pena recuperarlo oppure no. Ma invece quello che mi è stato consigliato tantissimo è proprio Code Veronica. Code Veronica è stato inizialmente creato per Dreamcast e poi è stato fatto un porting su GameCube soltanto nel 2003. A quanto pare è un capitolo abbastanza apprezzato della serie, questo purtroppo non ha il manualetto e dovrebbe essere anche il più lungo. In questo capitolo si impersonavano Claire e Chris Redfield e gli eventi si svolgono poco dopo quelli successi a Raccoon City. La versione per GameCube fra l'altro dovrebbe contenere delle scene aggiuntive, dei filmati aggiuntivi, oltre che lievissime modifiche grafiche. Ritorniamo in panorama di golf con Ace Golf, con una copia di Ace Golf. Questa dovrebbe essere addirittura in italiano. Afferra la mazza mi fa molto ridere. Di questo vi dico la verità, non so moltissimo e sarò sincera, ho cercato un po' sul web. Pare che il nome originale sia Swingers Golf, che sembra una parola un po' tedesca, ed è un gioco del 2002 creato appositamente per il GameCube. Dovrebbe essere un simulatore di golf in cui puoi seguire una storia scegliendo un personaggio fra tutti quelli disponibili. Mi fa molto sorridere che abbiano inserito all'interno della guida anche la terminologia di golf, perché così almeno se sei un ignorante in materia puoi sapere di che cosa stanno parlando. Abbiamo una copia anche di Phantasy Star Online, questa ha il multilanguage, quindi poi è possibile giocarlo anche in italiano, ed è un RPG del 2003 uscito per GameCube che ha uno stile di combattimento che si basa anche sull'utilizzo di carte. E la caratteristica di questo gioco, di questo RPG, era che poteva essere giocato sia offline, con una storia in solo, sia online, quindi scontrandoti con altri giocatori. E per giocarlo online, non solo dovevi farti un abbonamento al servizio comunque di Phantasy Star Online, per l'appunto, ma avere anche un adattatore per il GameCube da collegare alla console. Segue comunque la storia dei suoi predecessori, anche se personalmente non ho mai avuto modo di provarlo, perché non sono molto fan dei giochi con ambientazione futuristica. Più avanti con una copia di Soul Calibur 2, che è un picchiaduro uscito nel 2002, è il terzo capitolo della saga di Soul Calibur. Credo di aver giocato soltanto il 4 su PS3, però mi piaceva tantissimo l'estetica dei personaggi. Abbiamo poi una copia di Donkey Kong, che è un rhythm game del 2003 per GameCube, in cui per giocare devi letteralmente munirti di bonghi reali. Da super fan dei rhythm game io impazzisco ancora oggi all'idea che si utilizzino periferiche esterne oltre che al normale controller per giocare a questi giochi, un po' come succede con Taiko. Inoltre le canzoni che si potevano trovare all'interno del gioco erano quasi tutte bellissime. Mi ricordo che c'erano i Win, qui si possono leggere alcune delle canzoni che c'erano, c'erano i Blink, c'era Cosmic Girl, c'era The Locomotion, Back for Good, Tam Tam Bing, I Want You Back, Don't Stop Me Now. Mi ricordavo che ci fossero i Queen. Era super 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 divertente. Io questo qui lo vorrei portare anche in live, purtroppo però sono una schiappa coi bonghi, però potrebbe essere divertente. Si va avanti con una saga di cui nonostante la fama io ne conosco relativamente poco, Pokémon Colosseum. Il protagonista, a cui potevi cambiare il nome ma mi pare si chiamasse Luca, se non erro, dovrà scontrarsi contro il Team Klepto e il Team Crypto. Quanto difficile dire le parole con cr e cl, che vogliono rubare i Pokémon agli altri alleati per poterli trasformare in Pokémon di ombra. E fra l'altro la caratteristica che rende importante Pokémon Colosseum è il fatto che questo dovrebbe essere il primo gioco in 3D fatto per i Pokémon. Continuiamo la collezione con Tales of Symphonia, che è un RPG del 2003 della Namco, è il quinto, credo, capitolo della serie, ed è uno di quei giochi che io vorrei tantissimo provare da fan degli RPG vecchio stile, però che non ho ancora avuto modo di giocare. Si passa avanti con due copie di Metroid Prime. Credo che una sia americana e l'altra invece sia europea. Questo è il primo capitolo in 3D della saga, che è uscito nel 2002, e la trama dovrebbe essere ambientata tra il primo e il secondo episodio della serie. È considerato uno dei migliori giochi per GameCube. Fu sviluppato da Retro Studio, che era una casa americana, ed era, se non erro, tra l'altro anche il primo caso in cui Nintendo affidava lo sviluppo di un suo gioco agli occidentali. Ultimamente è uscita anche una remastered su Switch ed ha avuto anche due seguiti e una raccolta chiamata Metroid Prime Trilogy per Nintendo Wii, con i controlli adattati al Wiimote per mirare, cosa che ritengo super divertente, anche se non ho avuto modo di provarlo su Wii, quindi non saprei dirvi quanto potesse essere poi effettivamente maneggevole come cosa. E ritornando un pochino in tema Mario, abbiamo una copia di Mario Kart Double Dash, che è il quarto capitolo dei giochi di corse di Mario, uscito nel 2003, e tra le sue caratteristiche aveva il fatto che potevi utilizzare il kart con due personaggi, si vede anche sulla copertina. Ma parlando ancora di Mario, abbiamo anche una copia di Super Smash Bros. Melee, che è l'iconico picchiaduro di Nintendo, uscito nel 2001, è il secondo capitolo della serie, ed è da qui che poi man mano Nintendo ha cominciato ad aggiungere personaggi nuovi, come ad esempio quelli di Fire Emblem. Ma Super Smash Bros. Melee è diventato praticamente il gioco più venduto per GameCube. Se non sbaglio, su Melee ci sono ancora vari tornei competitivi al giorno d'oggi e ha una community veramente super super in fissa. No, i Mario non sono finiti, perché abbiamo anche una copia di Mario Party 5, Party Game
famosissimo ormai al suo quinto capitolo, è uscito questo nel 2003, questa copia è francese e contava all'interno 77 minigiochi, aveva meccaniche pressoché simili diciamo agli altri titoli della serie. Per qualche strano motivo, aprendolo, ho trovato una copia di Mario Smash Football, però va bene, anche se tuttora io continuo a preferire la versione per Nintendo 64 che è la prima. Chiudiamo invece la sezione dedicata a Mario con due copie PAL, una in italiano e una in francese, di Super Mario Sunshine. Questo era il secondo gioco in 3D creato per l'universo di Super Mario, è il gioco di Super Mario per GameCube, credo sia abbastanza famoso, non c'è bisogno di ulteriori racconti e spiegazioni, e fra l'altro vi dico anche un segreto, a me questo Mario piaceva un sacco, non so per quale motivo, tende ad essere un po' bistrattato tra tutti i Mario che sono usciti, tende ad essere sempre quello un po' più bistrattato, tende sempre ad essere quello che piace di meno, ma a me piaceva tantissimo, era super estivo, super fresco, aveva queste meccaniche tutte particolari, era sicuramente un upgrade rispetto a Mario 64, che aveva quella telecamera terribile che mi ha fatto veramente bestemmiare malissimo. Se non l'avete provato, fra l'altro è uscito per Switch, quindi dategli una possibilità, perché tra i giochi di Mario a me questo continua a piacere di più. Stiamo per arrivare alla fine della nostra collezione con una copia di Pikmin. Questa è in italiano ed è un gioco del 2001 strategico, in cui praticamente sei questo capitano Olimar che gestisce questi esserini e devi superare alcuni livelli per poter recuperare i pezzi della navicella che sono sparsi su questo pianeta che sei andato a visitare. Tra l'altro recentemente è uscito anche il seguito di Pikmin, che è Pikmin 4 per Nintendo Switch. Abbiamo poi una copia di Zelda Wind Waker. Questo credo che sia il gioco che vale di più nella nostra collezione, perché come potete vedere è un'edizione limitata ed è il primo gioco della saga per GameCube, uscito nel 2002, che aveva questa grafica in cel shading, di cui è uscita una remastered anche nel 2013 per Wii, se non erro. Questa versione in particolare, come dicevo, è una limited che contiene, oltre il gioco base, quindi oltre Wind Waker, anche un CD che aveva una copia di Ocarina, anzi due versioni di Ocarina of Time, sia l'originale Ocarina of Time che la sua edizione speciale, che in Giappone era chiamata Ura Zelda e che era uscita soltanto su questa versione del Nintendo 64 che leggeva i CD, anche questa rilasciata solo in Giappone e che non ebbe moltissimo successo. Una copia di Super Bustam All Stars, che è fondamentalmente Puzzle Bubble, c'è poco da dire, questa è una versione uscita per GameCube nel 2003, anche questa francese, riprende praticamente i classici livelli di Puzzle Bubble da giocare direttamente sul tuo GameCube. Penultimo gioco della collezione è Hot Wheels X Velocity, che è questo gioco delle Hot Wheels del 2002, in cui non ci credete mai, ma dovete gareggiare in vari circuiti con le automobiline più tamarre degli anni 2000. E si finisce il nostro giro con una copia di Star Fox Adventures, che è questo gioco action del 2002 della Rare, che è fondamentalmente il risultato di due progetti uniti insieme in un unico gioco. Il seguito di una storia dedicata a Star Fox dopo il primo capitolo uscito per Nintendo 64 e l'altro progetto originale a cui stava lavorando Rare, che era chiamato Dinosaur Planet. In realtà questo gioco ha una storia estremamente interessante, cioè il progetto di questo gioco e il modo in cui sono arrivati a creare Star Fox Adventures è molto 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 interessante, infatti mi piacerebbe farci un video suo al riguardo, perché è una storia molto particolare dell'unione di due progetti completamente diversi sviluppati dalla Rare, che poi hanno deciso di fondere insieme per creare un unico gioco e implementare le meccaniche di un progetto originale, quindi in questo caso i dinosauri nell'universo di Star Fox, facendo anche coesistere la trama di Star Fox all'interno di questo mondo. Magari ci faccio un video al riguardo, perché è veramente una storia super 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 assurda. E questi, amici, erano tutti i giochi della nostra collezione dedicati al Nintendo GameCube. Mi dispiace non avervi dato moltissime informazioni, mi piacerebbe poter parlare di più di alcuni giochi, però se mi metto a dirvi anche solo 3-4 curiosità su ognuno, poi finisce che il video dura 180 ore e non è il caso. Però nonostante tutto spero vi sia piaciuto, come ho detto è un video abbastanza chill, giusto per fare una chiacchierata insieme, per parlare, per scambiarci opinioni. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito anche questo video, noi ci vediamo al prossimo episodio, non so se il prossimo video che uscirà su questo canale sarà un altro video dedicato alla collezione, non credo, dovrebbe uscire finalmente il nuovo episodio di Lost Media, e quindi ci vediamo alla prossima, ciao!